Quello che faremo sarà riunirvi in due o tre piccoli gruppi in cui si lavorerà allo sviluppo di progetti secondo la filosofia di lavoro di Desiderio Rovescio. Nel senso che vi sarà dato un case study che dovrete sviluppare e che dovrete scrivere letteralmente, che simulerà, diciamo, il lavoro che si fa quotidianamente nell'azienda di narrazioni digitali, che significa prendere una storia, svilupparla, renderla transmediale e di conseguenza cercare di capire come deve essere fatta questa storia per attirare l'attenzione del pubblico, per soddisfare le esigenze del cliente che magari ha chiesto di trasformare quella determinata storia in una certa maniera, eccetera, eccetera. I maggiori dettagli ve li darò dopo. Dunque, innanzitutto, come abbiamo fatto ieri, aiutatemi a dare il benvenuto a Pietro e così vi cedo la parola. Allora, Pietro D'Agliano. First of all, although my name sounds very Italian, I speak no Italian. Neanche se dal nome, insomma, sembra che io sia italiano, in realtà non parlo italiano, Non fatevi ingannare dal nome. I grew up on a farm in Ontario, Canada. Sono cresciuto su una fattoria in Canada, in Ontario, quindi non c'entra niente. Ok, go. Okay, so what we're doing today, as far as I understand, allora, per quanto ho capito, quello che andremo a fare oggi is we're having a project challenge where you pick one of three projects that I've outlined, real world projects. È che vi viene lanciata la sfida di creare un progetto sulla base appunto di tre progetti che adesso vi andrò a delineare. So choose one of three projects. Quindi dovete scegliere uno dei tre progetti. You'll formulate an idea. Formulerete un'idea and then we'll present the ideas to each other and get feedback. E poi presenteremo questi progetti insieme e prenderemo un po' il feedback. So I've invented three different projects to choose from. E quindi ho inventato questi tre diversi progetti tra cui scegliere. The first one's for a blockbuster movie kind of thing, Gravity. Il primo progetto è per un film tipo blockbuster, ok, quindi Gravity. L'avete mai visto Gravity? No. No. Okay. It's good. Ottimo, è un ottimo film, ottimo. So what you'll do is go online to find the trailer, to find the story. Quindi quello che bisogna fare, bisogna andare online per vedere il trailer e identificare la storia. And the challenge of this project will be to launch a digital campaign that will get people to come to the theater to watch the film. E la sfida sarà quello di lanciare questa campagna digitale che invoglia le persone ad andare al cinema per vedere il film. The audience is men age 18 to 40. Il nostro audience sarà uomini tra 18 e 40 anni. And the budget is roughly 300,000. E il budget è di circa 300.000 so dollari. Quindi insomma, parliamo di un budget abbastanza importante.
The second project to choose from is Teenage Mutant Ninja Turtles. Mentre il secondo progetto ha a che fare con i ninja, le tartarughe ninja per gli adolescenti. Does anyone have kids here? Avete qualcuno qui ha adolescenti, ha figli, bambini? No. No? Nessuno. Maybe you won't be familiar with this one. So we'll find the story online. E quindi forse non siete neanche familiarizzati con quest'altro progetto, però troveremo la storia online. And the challenge here is to create a digital property that engages the young audience and can be monetized then over time. E quindi qui la sfida sarà quello di creare un progetto di una proprietà digitale sostanzialmente che sia accattivante per un pubblico di adolescenti e che poi sia monetizzato nel tempo. Yeah, the question, so somehow the real Ninja Turtles style, in the sense that you can kind of make different things out of one thing like toys, parts and stuff. Yeah, like that. It could be anything digital focused, but it could be anything. Quindi qualunque cosa che possa essere creato nell'ottica delle tartarughe ninja, però sempre in ambito digitale. The audience is children age 6 to 12. E quindi il target sono sempre i bambini da 6 a 12 anni. And we'll call this one a medium budget, 120,000. E quindi siamo su un budget medio di circa 120,000. And the final one is X Factor. E poi l'ultimo progetto è X Factor. This one will be a small budget of 50,000. Qui abbiamo un budget più piccolo di circa 50,000. And you may be familiar with the show, but familiarize yourself online with what the show is. Forse siete, ecco, questo lo conoscete forse un po' di più, altrimenti comunque andremo online e andate a vedere bene di che si tratta. And the challenge here is to develop a digital, a social strategy to get people to tune into the broadcast. E qui la sfida è quello di creare una strategia sociale per far sì che la gente sia invogliata a guardare il programma. And the audience here is women age 15 to 35. E qui l'audience, il target, sono le donne da 15 a 35 anni. So none of these projects I've ever worked on, but I've put together three projects that I think are fairly a good representation of what a real world project would be. Quindi sono tre progetti sui quali io personalmente non ho mai lavorato, però mi sembravano dei progetti piuttosto realistici di quello che ci potremmo trovare a dover sviluppare nella vita reale. All right, good luck. Va bene? In bocca al lupo. Ok, allora, organizzazione. So, do we do this on Italian audiences or global audiences? I think local audience. Allora, quindi, diciamo, quando si parla di audience, si parla quindi di del pubblico italiano, ok? I would have picked Italian properties, but yeah. Say it again. I would have picked Italian properties that they were familiar with, but noi del team di Altera Studio assisteremo ogni squadra e definiremo nel dettaglio le attività da fare. Parlando generalmente, la sfida è questa. Allora, appunto Pietro ha illustrato quello che un'azienda come la sua riceve da un cliente, nel senso che quelli di voi che lavorano già nella dimensione aziendale sanno che spesso si devono scrivere dei progetti con delle linee guida che non sono meno scarne di queste, cioè si dice questo è il prodotto, portami un progetto e io decido se finanziartelo, scrivilo in una settimana per esempio. Quindi l'esercizio è proprio quello di entrare in una dimensione aziendale e di ragionare naturalmente in una dimensione aziendale i cui principali prodotti sono delle storie da vendere, quindi
L'idea di questa giornata di attività è di quindi ogni gruppo, diciamo che l'esercizio riuscirà tanto meglio quando ogni gruppo si immedesimerà nella filosofia di lavoro di Secret Location. Io ho chiesto specificamente a Pietro di non dire qual è la filosofia di lavoro di The Secret Location oggi, ma di dirlo domani, perché questo tipo di esercizio che faremo oggi è basato su sbuffarsi, che è poi una delle qualità essenziali, diciamo, per chi diciamo, lavora in maniera freelance, deve cercare finanziamenti e spesso si trova a lavorare in condizioni di scarsa informazione su quanto i clienti e l'audience si aspettano da noi. Okay? Quindi è parte dell'esercizio che voi dovete cercare di capire, magari dal sito internet o quello che sia, che cosa fa The Secret Location e qual è il tipo di filosofia che mette sul tavolo e per quale ragione poi quel tipo di filosofia, diciamo, ha un discreto, chiamiamolo così, successo commerciale. Commerciale e poi vedremo anche domani non soltanto commerciale, perché i progetti che fanno dal punto di vista storico, sociale, quindi direi che forse siamo in modo sufficiente per fare due o tre gruppi magari. Adesso magari ci contiamo un po' meglio e vediamo. Quindi, ci sono domande? Innanzitutto. Sì, io vorrei capire meglio, siccome sono completamente fuori da una logica di lavoro sul web, visto che partecipo a un workshop per farmi un'idea. Sì. Concretamente, cioè qui si parla di progettare una strategia sociale. Sì. Sì. Ok, quindi concretamente cosa ci viene chiesto di fare? Allora, delle idee che so, when you say social strategy, you mean a strategy for the social networks? Social media. Social media, ok. Quindi di progettare una strategia di promozione di X Factor sui social network. Ma sempre quindi, attraverso un web documentary, suppongo. Cosa? Sempre attraverso la costruzione di un web documentary. Diciamo che quella riteniamo che sia una delle strade più. Esatto, visto che esatto, quindi diciamo l'idea sarebbe che insomma, i gruppi arriveranno a capire qual è la migliore strategia di promozione di una cosa del genere e noi ci permettiamo di suggerire che una delle migliori strategie di promozione potrebbe essere un documento, per esempio. Quindi bisognerà capire, è una maniera in cui diciamo, speriamo che i partecipanti al laboratorio riescano a rendersi conto attraverso il proprio lavoro di ricerca su internet. Quali sono le potenzialità del web documentary fra le altre cose, ma non è limitato al web documentary, cioè il gruppo deciderà la fattibilità di questo progetto. Comunque sono strategie digitali, diciamo. Cioè, sì, naturalmente è una compagnia di produzioni digitali multimediali, quindi quello sarà il tipo di. Sì. Davide, no, stavo sempre suggerendo di far rispondere lui. Ah, ok. E altre domande? Dunque, una cosa, una precisazione diciamo di carattere pedagogico. L'esercizio riesce tanto meglio quanto più immedesimate le persone sono. Quindi diciamo che per esempio quando si ragiona sul budget è importante che la proposta sia realistica, cioè il budget di 50.000 euro, non so, uno dice vogliamo realizzare un'app, benissimo, quanto costa realizzare un'app? Chi sono le persone che devono realizzare un'app? Se non lo sapete, si cerca online, come si fa un'app, per esempio? Devo tenere una persona che me la sviluppa per un mese e mezzo, quanto devo pagare questa figura professionale? Si deve interfacciare con chi e compagnia bella. Altre domande? No? Allora, io direi che allora, intanto salutiamo con un piccolo applauso perché adesso ci presentiamo noi, tra di noi, e vediamo come meglio costituire i gruppi di lavoro. Vogliamo cominciare da te? Se magari ci vuoi dire, insomma, saltando l'audience. Allora, vuoi alzare i piedi? Ciao a tutti, sono Antonio Borgia, giornalista, filmmaker. Facciamo una cosa brief così. Sì, giornalista filmmaker, quindi hai già lavorato. Sì, essenzialmente documentari. Documentari, ok, quindi insomma sei familiare un po' con
anni che coltivo una passione, sono collezionista d'arte contemporanea. E da un po' di tempo sto maturando un progetto, quello di dedicare il web praticamente dei documentari a tutti gli artisti che secondo me influenzeranno l'arte nei prossimi anni. Quindi vorresti realizzare una serie di web documentari sugli artisti che di altre che collezionano, che conoscono e diciamo, hai già lavorato, hai fatto qualcosa già con la tecnologia digitale? No, nulla, sono proprio diciamo più della parte dell'ideazione del progetto. Sì, sì, perché già da collezionista ho diciamo sviluppato alcuni progetti quindi quello che mi manca e che vorrei completare è proprio il video. Benissimo, vabbè, grazie. Ciao a tutti, io sono Angela, sono assolutamente estranea a tutto quello che vedete con questo luogo. Sono ingegnere gestionale, quindi per aiutare il team che lavorerà con me posso dire che ho più esperienza di gestione di progetti che di web documentary. Per cui sono qui perché ho voglia di intraprendere un'attività imprenditoriale basata sul web. E spero di sei un po' giusto. Grazie. Magari basta finire la Sono Vito, sono un giornalista. Parlo. Sono un giornalista, ho avuto un po' di esperienze non di quel documentario, ma diciamo di interviste di video, diciamo, ho iniziato a spostarmi anziché dalla carta stampata, ho fatto in maniera molto diciamo autoprodotta, ridotta alle mie capacità. Ok, quindi però ciao, la narrazione video se sei familiare con la narrazione video. Oh, sì. Benissimo. Sì. Io sono Nicola Pagna, sono un videomaker, un operatore, sono freelance, ho lavorato a Roma, ho attivo dei progetti realizzati di documentari, di cortometraggi, di cataloghi, insomma sono appassionato di multimedialità e quindi di qualsiasi cosa legata al colpito. E niente. Bene, grazie, bene. Sono Mio Lopez, personalmente diciamo, sono le mie competenze sono grandi di UX design. Video l'ho studiato, sono studi sui media, ma specificatamente solo fatto video mi passa, insomma, sono una mamma specifica. Mezzo la comunicazione potrebbe passare social media per casi di online. Ottimo, grazie. Andiamo, vabbè, Michael Riccardo, io li conosciamo. Michael ci presentano molto meglio. Ok, sono Michael. Sono Michael, collaboro con Altra, questo progetto di cui abbiamo visto ieri su di Pirate Fishing, documentary maker, ho vissuto un po' di anni a Londra, ma anche di web, narrazione, screenwriting, script editing, basta. Io sono Riccardo, sono un collaboratore di Altra e dentro Altra io mi occupo della parte audio, sono un fonico, un musicista per cui con loro mi occupo della parte audio dall'inizio alla fine, quindi insomma la mia consulenza riguardo questo workshop non sarà magari solo esclusiva all'audio, ho un po' di esperienza con i lavori fatti insieme ad altre su quelli che sono dei progetti transmediali, insomma mi posso dare un punto di vista a riguardo. Ok, io sono Ivan, mi occupo della direzione creativa del progetto da studio e sto portando avanti con il team di Altra nel progetto di web documentary che si chiama Pirate Fishing, di cui abbiamo parlato ieri in una giornata di Piano Lupus. Le mie skill sono abbastanza variegate e passano dall'ideazione e direzione creativa a quello proprio della creazione di video, tutta la filiera, la produzione di video, l'ideazione alla post-produzione.
Sono Gabriella e sono videomaker e adesso attualmente sto lavorando un progetto di user generated content che riguarda la tecnologia finanziata dalla regione. E che progetto è questo? Sì, è un progetto cercherà di esplorare la Puglia attraverso l'user generated content. Turistico più che altro. Turistico, antropologico, come quale sì. Ma come è stato dato questo? Cosa c'è? Un corso? Magari se volte che possiamo ricordare. Sono Marcella e Enrique, ho cominciato quest'anno e all'arrivo dei contenuti come e parto fotografia e sto in produzione di un nuovo volto come regista, cioè come regista. Okay, è la fiction, quindi da documentario è proprio. Quindi anche tu una narrazione per immagini, insomma. E dunque, Davide. Ciao, sono Davide, amministratore come di arte, da mi occupo dei processi produttivi. Quindi il budget per questo. Lui sarà quello che lui sarà quello che mi chiede di stare nei limiti del budget, diciamo. E, allora, nuovi arrivati, tu c'hai già. Sono Angelo Di Leo, mi occupo di graphic design e sono un curioso. Sono qui come curioso perché sono appassionato di cinema, ho fatto corsi di sceneggiatura durante il Fest, sono completamente qui come curioso. Però ho un'esperienza alle spalle come grafico pubblicitario e in The Spa Italia. Benissimo, grazie. Ho vissuto a Berlino per gli ultimi 4 mesi. Cosa? Ho vissuto a Berlino negli ultimi 4 mesi e sono abbastanza bene. Tedesco hai imparato? Un pochino. Ho lavorato con Tuago, che è una piattaforma online. Mi sono occupato a livello di freelance di vari marchi, sia italiani che tedeschi. Benissimo, insomma, quindi l'esperienza te l'hai lavorato. Io sono Marco Fradosio e niente, sono un fotografo freelance, fotoreporter, architetto, anche sono qui in veste chiaramente di fotografo perché mi piacerebbe, diciamo, imparare queste tecniche, insomma, questa modalità. Sì, allora una cosa, visto che voi siete arrivati alla fine, quindi oggi stiamo presentandoci perché costituiamo i gruppi di lavoro per sviluppare dei progetti che adesso vi dirò privatamente, però faccio presente di tutta la soffa a tutti quanti. Quindi insomma stiamo chiedendo questo la presentazione. Buongiorno a tutti, sono Giulio, lavoro con le organizzazioni non governative, sono in qualità di osservatore nonché di amico di Altras. Grazie, prego. Sono Marcello Spannucci e allora, sono qui come lavorando in lettere moderne e anche come curioso, cioè mi interesso anche in psicologia, anche se comunque è un ambito non proprio inerente a quello che parleremo nel workshop, però comunque diciamo, l'ambito mi interessa. Quindi ci aspettiamo di creatività. Sì, diciamo. Va benissimo, allora, da quello che ho capito possiamo forse costituire due o tre gruppi, che vedete? Gruppi di lavoratura? Due gruppi è meglio, sì. No, due gruppi di lavoro forse è meglio, ma questa volta esiste una cosa. Dunque, adesso aiutatemi, cioè, nel senso, facciamolo insieme. Come pensate che sia meglio organizzare i gruppi? Io direi che Nino e Angelo devono stare in due gruppi diversi, secondo me. Scusatemi con i nomi, non vi dovete aiutare. Voi dovete stare in gruppi diversi. Poi direi che dunque abbiamo quattro giornalisti freelance, vero? No? 1, 2, 3, 4? No, 1, 2, 3. Io sono fotografo, che è giornalista. Chi è il quarto? Allora, 1, 2, 3, 1, 2? Basta? Vabbè, allora, anche voi dovete stare in gruppi diversi, ok? Dunque abbiamo sì, infatti, allora dunque abbiamo gruppo A,
Allora, gruppo abbiamo detto Nino, per esempio. Nino. E ricordo il tuo nome? Angelo. Angelo. Ok, poi. Vito. E ricordo il tuo nome? Antonio. Ok. Poi, dunque, arrivavamo. Aiutami però, cioè, cosa fate? Abbiamo due videomaker, giusto? Cosa? Due videomaker, giusto? Quindi uno e uno. Sì, quindi chi sono i due videomaker? No, non sono tre o quattro. E chi sono? Alzate le mani. Uno, allora aspetta, il team di altri arriva di nuovo, che tanto lo conosciamo. No, inserisci. Seriamo, vabbè. Allora, uno, due, tre, quattro videomaker, ok, quindi. Lui l'abbiamo già. Sì, ho sentito già un giornalista, quindi c'ho la videomaker, quindi 1, 2, 3, 4, ok. Allora facciamo quindi Marcella e Ivan, gruppo A. E poi Nico e Gabriella, gruppo B. Poi, che cosa abbiamo? I producer. Davide. Dove sta Davide? Davide è sì, ricordo. Angela. Davide e Angela. Quindi facciamo Angela. E Davide. E poi dunque ho detto abbiamo il fotografo e il chimico interessato alla. Però aspetta, tu secondo me sei più in coppia con lui, perché diciamo l'interesse del pezzo della moderna, come bella. Quindi ricordate Marcello e Francesco. Marcello e Francesco. E poi sei rimasto solo due, no? Ci siamo tutti? Quindi Michael e Marco, siamo due diversi. Quindi Michael qua. Scritto una cosa. E Marco. Ok, Marco e Marco, io ritardo, sono rimasti e ci mettiamo diversi. Va bene, sì. Allora, allora io direi, facciamo proprio ginnastica mattutina, quindi organizziamo, mettiamo il gruppo A da questo lato e magari organizziamo. Thank you.
sviluppare un progetto, insomma, a seconda del tempo che ci mettiamo decidiamo se facciamo uno o addirittura due, cioè ogni gruppo potrebbe addirittura arrivare a farne tre, secondo me dice, però allora, dunque, okay. Io provendo, sono un grande fan dell'auto-organizzazione, nel senso che secondo me possiamo fare in modo che ogni gruppo discuta, discuta le modalità di diciamo, lavoro che preferisce. Sì, quindi diciamo che appunto le prime tre cose da fare sono quelle che ha appena detto Ivan, secondo me, all'interno del gruppo, quindi si definiscono quali sono i ruoli, si fa l'analisi dell'obiettivo e si definisce il workflow del gruppo. Va bene? Allora, quindi non siamo in grado di mostrarvelo, insomma, chiaramente ci stiamo ancora lavorando. So I'm going to explain you all the concept of our project and how it's going to work in a general way. E right? Quindi vi spiegherò il concetto del nostro progetto e in generale come funzionerà. So it's been developed by me and other four partners. We are four of us are journalists from a Brazilian journalist, but based in different countries. But I'm based in Brazil. Another partner is based in Brazil as well. Another one is based in Paris, France. Another one is based in Washington D.C., United States. Ok, quindi il progetto è sviluppato dal sottoscritto e da altri quattro partner. Siamo giornalisti, siamo fondamentalmente abbiamo la nostra sede in Brasile, ma abbiamo anche uno dei partner è a Parigi e un altro è a Washington.
And another fifth partner is a businessman. He is not a journalist, he's an engineer, specialized in business administration, and he's based in Paris as well. E poi c'è un quinto partner che non è un giornalista, è un ingegnere, è esperto nell'amministrazione, insomma, in questo senso, ed è alla sua sede a Parigi. So we started this project in January this year, and we identified some problems that we want to solve it as a journalist, right? The first one is have three major problems we identified. The first one is the journalists from all the world, they usually don't have the independent journalists, right? They don't have where to publish their stories in a complete way, right? They only have a short version of the stories published in traditional outlets, or even in newspaper or in magazines, but they don't have the opportunity to publish the whole story in details. Ok, quindi abbiamo iniziato il progetto a gennaio di quest'anno e in quanto giornalisti abbiamo identificato sostanzialmente tre problemi principali e il nostro obiettivo era cercare di trovare una soluzione a questi problemi. Il primo problema, diciamo, in quanto giornalisti era il fatto che le nostre storie, in generale, dei giornalisti in generale, sappiamo che vengono pubblicate le storie ma in maniera non completa, non nella loro interezza, no? Quindi le storie possono essere pubblicate in giornali, sulle riviste e quant'altro, però la storia nella sua totalità non viene mai pubblicata e quindi questo era un problema che ci siamo posti, come far sì che la storia nella sua completezza possa essere pubblicata. A second problem is that even when these journalists are able to publish their stories in traditional vehicles, traditional outlets, they are poorly paid for the job, right? The freelancers are very unpaid, are not paid fairly. Not only in Brazil, but also in the Europe, Africa, Asia, well, everywhere. So this is a second problem. E quindi il secondo problema che abbiamo riscontrato è che i giornalisti, qualora riuscissero anche a far pubblicare i propri articoli, i propri racconti, le notizie tramite i canali tradizionali, sostanzialmente sappiamo che sono fortemente sottopagati, no? E quindi i giornalisti, stiamo parlando chiaramente di liberi professionisti, sono sottopagati e questo è un altro problema che ci siamo posti. And a third problem is that the internet, the web production, is very underworked. Journalists are not stimulated to produce for the internet. The major outlets still are based in paper, and the production for the internet is very rare yet. E poi il terzo problema consiste nel fatto che i giornalisti non sono stimolati, diciamo, a produrre per l'internet, cioè di non usare quel canale come mezzo di comunicazione. I giornalisti sono ancora incoraggiati a utilizzare la carta stampata sostanzialmente e non c'è questo stimolo a rivolgersi al web. So we asked ourselves in the early of this year, beginning of this year, how can we promote, how can we guarantee the independence of the independent journalist? E quindi ci siamo posti questa domanda all'inizio dell'anno, come promuovere l'indipendenza del giornalista indipendente, l'autonomia, no, di un giornalista autonomo. Exactly. So we started to project a solution for all these three problems. So we are creating a global system of auto publishing, self publishing, global system, in which any journalist in the world can sell, can edit, can publish, and can sell their stories directly to the public. By a low price, charging a low price for it.
Ok, quindi stiamo, il nostro obiettivo era di appunto trovare una soluzione a questi tre problemi e il sistema che stiamo identificando è quello di creare un sistema globale dove i giornalisti possono autopubblicarsi sostanzialmente, quindi un qualunque giornalista in qualunque parte del mondo può pubblicare i propri articoli in questo sistema globale ad un prezzo fondamentalmente molto basso. An interview done by an economical model that we gonna pay a high percentage of the sale revenue to the author or to the authors in plural. And also preserving their copyright, their intellectual property about the stories is still from the author. E l'obiettivo è anche di seguire un modello economico che ci permetta di pagare una percentuale anche piuttosto alta agli autori stessi, quindi garantirgli un'entrata relativamente interessante, allo stesso tempo garantendo il copyright. Exactly. And so how it gonna work? We are developing, as I said earlier, that we are developing this platform. It's a software, right? Our own software. It's been developed by a company in Australia. There are 8 developers working on this project there, that we hired this crew, and it will be a multimedia publishing platform. So every one of you will be able to download the software for free, and we're gonna have templates, and you're gonna be able to insert videos. Like documentaries, insert images, insert audios that will allow you to tell a story in a different way, in a multimedia way. So it will allow text, video, images and audio. Okay, quindi in an embedded way. Come intendiamo farlo? Sostanzialmente si sta cercando di creare questa piattaforma attraverso un software su cui sta lavorando una società in Australia. Vi sono 8 persone che stanno lavorando su questo software con l'idea di creare una piattaforma multimediale da cui si può scaricare un software gratuito e tramite il quale poi i giornalisti possono caricare video, immagini e audio, tutte e tre le cose messe insieme, e quindi in questo modo raccontare la propria storia in maniera multimediale, mettendo insieme appunto tutti i vari aspetti della comunicazione. We are based in 2 models. Sorry? No, fine. Okay. Mm-hmm. Okay. We are based in 2 models that are doing well in United States, that I don't know if you guys know it. One is called The Atavist. It's a website that publishes non-fiction stories in a multimedia way. And the other one is that project that New York Times made some time ago, that it's the Snowfall. So we are kind of being inspired by these 2 models. When you talk about the multimedia usage of information, the elements, the multimedia elements to tell a story. E quindi stiamo seguendo 2 modelli che già esistono sostanzialmente negli Stati Uniti, non so se li conoscete, comunque il primo è chiamato The Activist, che serve per poter diffondere il non-fiction, e l'altro invece si chiama Snowfall, promosso dal New York Times. Entrambi questi modelli permettono appunto di comunicare le informazioni in maniera multimediale. So imagine you can publish a snowfall story in your own house, in your own home, with no difficulty to build a story like that. And you'll be able to consume it, you'll be able to read it, to experience it.
offline. You don't have to be online to see the videos, to listen to the audios embedded in this story. So this is what we are developing. E quindi ciò che stiamo cercando di sviluppare, appunto, seguendo questi modelli, è la possibilità di caricare, di pubblicare la propria storia direttamente a casa e allo stesso tempo consumare, no? Da casa, quindi si lavora direttamente nel proprio ambiente. E la cosa interessante è che si può leggere poi l'articolo, la storia e quant'altro offline, quindi non è necessario essere online per poter leggere il tutto, e non solo leggere ma chiaramente anche ascoltare i video e vedere le immagini, quindi il tutto può avvenire poi offline. Esatto. And so how it's gonna work like in an integrated way, like a community of journalists integrating reporters and future makers and photographers? We are also developing, in parallel to this software, we are developing a social network, a social and professional network. So the main goal of this environment is to aggregate reporters, cinematographers, video makers, photographers from all the countries in the world in this platform, in this social network. So everyone who is inside the social network will be able to download this software and will be integrated, automatically integrated with other professionals. Okay. Quindi in che modo stiamo pensando, continuiamo a svilupparlo? L'idea è di creare appunto in maniera integrata, di sviluppare un network sociale e professionale contemporaneamente, in maniera tale da aggregare i reporter, i filmmaker, i giornalisti, insomma a livello globale, e tutti coloro che fanno parte di questo social network appunto possono scaricare il software gratuitamente, e quindi si cerca di integrare le varie figure professionali tutte insieme, quindi dal fotografo al reporter al filmmaker. Exactly. So inside this social network we're going to create, we the administrators and even the community will be able to create groups of interest, right? So if you have the a group called Food Industry. So every reporter, every video maker that are interested in this kind of issue, they will be together in this group. So they will be stimulated to talk each other, to develop projects in common, or to get help to a specific collaboration in a particular issue. Like, I have a full story about the food industry in Brazil, but I need someone to make a video about it in some city here in Brazil. So I have this video maker in Brazil in this place that I need, so I can contact him to make this job together. Ok, quindi creando questa comunità sostanzialmente a livello globale, questa comunità sociale, si possono creare poi dei gruppi specifici di interesse. Quindi l'idea è, per esempio, possiamo creare un gruppo di interesse sull'industria alimentare, per esempio. E quindi che cosa succede? Ci può essere un reporter all'interno della comunità di cui stiamo parlando che comunicando con gli altri può comunicare il fatto che ha una storia su una industria alimentare specifica, diciamo in Brasile, in una zona specifica, quindi la storia ce l'ha e ha bisogno di qualcuno che vada a girare un video, per esempio. E quindi comunicando all'interno di questo gruppo sociale troverà il filmmaker che vive in quella zona, può recarsi in quella zona e si può collaborare a questo punto congiuntamente in maniera integrata, comunicando socialmente. So when you publish your story, you're gonna download the software, and you're gonna put your story in a text form and with videos and with images if you have it, and you'll be able to upload this directly in the first moment to your personal profile in the social network. So in the first moment, your story will be available to download in
exclusively only in the only in your personal page, right? Yes. You can link it to your Facebook, you can link it to your personal blog, wherever. You can send it, the link by email to your friends, to your network. But in the first moment, we, our company, won't make the advertising, won't promote your story in the first moment. You be your responsibility, because we won't be edited. We won't be editing it in the first moment. Okay. So the story is yours. You're free to publish anything you want, respecting some basic criteria, like you have to be a minimum of words. We are. Yeah. You want? È finito? Ho perso. Allora, il senso è questo. Come funziona? Un po' ha ricapitolato. Quindi, per pubblicare la storia bisognerà scaricare il software. A quel punto si può inserire il proprio testo, si possono inserire video, immagini e quant'altro. A quel punto si può caricare il tutto sul proprio profilo personale all'interno di questo social network. Però the line dropped. Yes, so Christina is finishing translating what you were saying. So give her a second to finish, okay? Quindi una volta caricato sul proprio profilo personale nel social network, a quel punto si è individualmente responsabili di poi promuovere la propria storia insieme a immagini, video e quant'altro. Quindi si può caricare, poi si può dare il link della propria storia, si può mettere su Facebook, eccetera. Cioè, però la storia rimane tua personale, sei tu a promuoverla, non saranno loro in questa prima fase a fare l'editing, perché questo non rientra nel loro compito. Anche se ci sono poi dei criteri da seguire per poter caricare il proprio testi. You were talking about the criteria, the minimum? Yeah. So the criteria is the amount of words. You have to be a minimum of words to characterize a long form report. Okay. Mm-hmm. You have to be at least one multimedia element, like a video or a gallery of images, have to be at least one of these elements, and you can't produce anything that is offensive to any kind of religions or sexual orientation and this stuff. So if you respect this criteria, your report, your original report, is a multimedia report, is available in your personal profile this first moment. Okay. So at this moment you can put it for free to the public, or you can charge it. If you charge it, you decide the price you want to charge. And you keep, we are still defining the percentage, but it's something around 70% of the revenue, the sale revenue is for the author. The rest 30% is for our company. So in the first moment, is it. So in the second moment, we're gonna start a curation process. So our editors will read every report that is uploaded to this network, and we're gonna select the best stories, right? We don't have an obligation to select like 10 stories per month, or 20 stories per month, or 5 stories per month. It's unpredictable. If you have a lot of good stories, you're gonna select a lot of good stories, right? So it's a merit. It's based in the quality of your report. So if you have an interesting team, okay, maybe it's the case for me to translate this first, okay? Quindi dicevamo, ci sono chiaramente dei criteri di base da seguire per poter caricare la propria storia. Innanzitutto ci deve essere una quantità minima di parole previste, perché ci sia un vero e proprio report da comunicare, e ci deve essere almeno un elemento multimediale, quindi almeno o video o immagini, non necessariamente insieme, ma un elemento multimediale ci deve essere, e chiaramente non ci deve essere alcun riferimento offensivo in ambito religioso o sessuale, insomma, di orientamento sessuale.
A questo punto, se il proprio report corrisponde a questi criteri minimi, può essere caricato, come abbiamo detto, sul proprio profilo e diventa di dominio, cioè è personale e lo si può comunicare pubblicamente, tranquillamente, gratuito, e si può decidere se darlo in maniera gratuita al pubblico o stabilire un importo e quindi renderlo anche a pagamento. Anche in questo caso la cifra da stabilire è soggettiva, è personale, non è stabilita da loro ma è il giornalista stesso, comunque chi ha caricato il proprio report. E in questa fase si sta pensando che qualora si decidesse di vendere il proprio materiale, il 70% è per chi ha creato il prodotto, il 30% andrebbe alla società. Detto questo, in una seconda fase comunque che stanno progettando, inizieranno a selezionare le storie migliori. Senza però stabilire quante storie al mese, non è che c'è una quantità minima, le storie potrebbero essere 5 al mese, 10, 12, 15, quelle migliori loro inizieranno a selezionarle. So you were talking about selecting the best stories? Sorry? You were talking about selecting the best stories, that you will be reading the stories and selecting the best ones? Okay. Exactly. So, we're gonna read everything, and you're gonna see how. Hey, this story is great. It's a new story. It has a global interest in this story. So you're gonna read it and say, well, it's a good story, but still need more multimedia elements. Still need a better video element. Still need to go deep in this specific issue. Still need to hear more people to support this story. So you're gonna be in touch with the author or the group of authors, and gonna say, hey, we really like the story. You're gonna we want to give it more exposure. We want to give it a better edition, a better treatment. So we need you to go deep in this aspect. We need you to produce more videos about this issue, and you can offer the guy that will help it with the videos. And we can put this guy in contact with other journalists from other countries in the world to contribute to get this story richer, right? And so in this moment we're gonna have a 2.0 version of the original story, and it will be uploaded to our main website and to our mobile apps, right, in our homepage of this space, and it will be also be sold in Amazon and Apple Store and other online stores. Ok, quindi nel momento in cui inizieremo anche a leggere tutte le storie, a selezionare quelle che ci sembrano più interessanti e che possono avere soprattutto un interesse poi più globale, più universale, la nostra preoccupazione sarà quella di contattare l'autore o gli autori e valutare insieme la situazione, perché può darsi pure che la storia sia interessante, sia ben scritta e quant'altro, però manca, che ne so, il video potrebbe essere fatto, no? Potrebbe essere perfezionato, anziché magari servono più immagini, quindi oppure bisognerebbe andare a indagare più a fondo sulla materia e quindi svilupparla ulteriormente. E quindi a quel punto noi possiamo promuovere la possibilità, se l'articolo appunto ci piace, di mettere in contatto le varie persone che possono continuare a sviluppare il progetto e renderlo ulteriormente interessante a livello globale, e a quel punto l'idea è di caricarlo su una versione 2.0 sul nostro sito web e sulla nostra homepage, e quindi siamo noi stessi a promuovere a quel punto il progetto, che diventa visibile a livello globale.
e si può anche poi pensare di l'idea è poi di caricarlo su, si può vendere su Amazon, sulle varie applicazioni e quant'altro, quindi diventa a portata pubblica sostanzialmente. Yes, and so an important element in this is this: in the second phase, your story will be, if your story is selected, your story will be translated for English, Spanish, and Portuguese. So in the first moment, you can publish it directly in Italian. Well, if you want. The better is if you can publish it already in English, because you can. Well, we have a more potential public if you publish it directly in English because of the language. But no problem if you publish it originally in Italy, Italian. So in the second moment, we will translate it to this language: English, Spanish, and Portuguese. Another element: you don't have to go through this flow, right? If you have a huge story, you can send an email to us, be in touch with us directly with us, and sell the story to us. Well, I have this great story. I don't want to go in the first moment in the social network only, but only after this I can have more exposure. I would like to have a great exposure since the beginning. That's fine. You can be in touch with us. If you like the story, we can publish directly on this curated way, right? Okay, I didn't understand if they can actually sell the story to you. Offer the story. Offer the story. Okay. Allora. Allora, nella fase iniziale, chiaramente la storia può essere pubblicata direttamente in italiano, ci mancherebbe altro. È consigliabile però pubblicarla in inglese, perché chiaramente ha un pubblico più vasto, comunque a prescindere. Nella seconda fase, quella dove fanno la selezione, si fa la selezione, si sceglie le storie migliori e quant'altro, la storia comunque verrà tradotta in inglese, spagnolo e portoghese. E al di là di tutto questo, al di là di quanto detto, c'è anche la possibilità, mettiamo il caso che abbiate una storia interessante che però non volete sviluppare in prima persona, c'è la possibilità di contattarli direttamente via email o quant'altro e proporre, offrire la storia, e ci penseranno loro a svilupparla. Ok, and... Well, basically this is it. Well, the percentage remain the same. Eventually, if your story is bought by Amazon, you have you're gonna have to load the percentage that you want, because the Amazon charges automatically 30% of us in the case. So we have 30% for Amazon, 30% for us, and 40% for the author. But if the public buy directly from our website and our mobile apps, the author have still 70% of the revenue, and we have 30% of the revenue. We're still not defining the site in this specific percentage, but it's something around these values. Ok, tornando al discorso della percentuale, insomma, di qualora doveste vendere la vostra storia, chiaramente se si vende la storia su Amazon, la percentuale si abbassa un pochino, perché Amazon stessa prende il 30% sostanzialmente, 30% rimane a noi, quindi 40% va all'autore. Mentre, come dicevo prima, se si pubblica direttamente tramite noi, il 70% va all'autore, il 30% a noi, anche se... Ciò detto, ancora stiamo stabilendo nello specifico le percentuali, quindi non prendete per oro colato, ci stiamo lavorando. Exactly. So briefly, this is our project. So I'm open to answer your questions. I believe that maybe some questions I won't be able to answer it, depending on the situation. But you can ask her anything. Yeah, let me see if someone has a question. Allora, loro hanno detto che quando si pubblica la storia in generale, comunque si rende
che definisce il prezzo dell'articolo. Immagino che ci sia ovviamente la vendita al miglior offerente, perché magari Newsweek mi paga di più delle linee, no? Quindi io come giornalista posso scegliere a chi vendere il pezzo, prima domanda. You mentioned the fact that when the author publishes his story, basically the journalist establishes the price, right? Mm-hmm. Okay. Yeah. And that you can sell to the best offer, basically. Okay. So at that point, you could have. So the author himself can choose, right? Who he to the best offer, basically. Is that correct? Yeah, you can choose the price in the first moment. And in the second moment, it goes on our economic plan. So we are selling the sale is about $2.53 the report. Remembering that it's a long form report, it's a short book, and it's a report longer than a magazine article, but shorter than a book. So the price would be something between $2.53. Okay. No, esatto. Nella prima fase si può scegliere tranquillamente il miglior offerente. Nella seconda fase, quando siamo noi invece poi a acquistare l'articolo, rimane che abbiamo delle tariffe già stabilite in base a quello che è la richiesta minima di caratteri minimi comunque richiesti, che può variare da 2,50 a 3 dollari e quant'altro, insomma, però sì. Poi abbiamo ascoltato che il software gratuito si scarica, no, automaticamente da questo social, da questa piattaforma. I proventi che ne derivano dalla società, quindi ci sarà nessun impatto se l'articolo viene venduto, o a prescindere dal momento in cui io pubblico sulla piattaforma, diciamo così, carico il file sulla piattaforma, devo pagare il 30% alla società. So you mentioned that the software, of course, is free when we want to download everything from the website. Mm-hmm. We were talking about the revenues. Yeah, it's okay. Free. The software is free. The software is free, but what about the revenues in the sense that is the author to pay the 30% automatically the moment they upload or the article, or only once the article is actually sold? No, when the article is sold. So we're gonna pay it, we are still defining this, but I believe it will be in a monthly basis. So when you complete your first month of selling the story, we'll see, well, you sold like 3,000 copies. You have 3,000 downloads of your story. So you're gonna pay the percentage related to this amount of sale. Right. Okay, on a monthly basis then. Yeah, I believe so. On a monthly basis, and mm-hmm. only upon selling the actual story. Correct. Yeah. Okay. It's related to the selling. To the selling. Okay. Clean. If you don't sell, you don't earn. You don't pay. Okay. No, fondamentalmente l'idea è che si paghi il 30% su una base, si sta pensando, mensile, e solo se la storia viene acquistata. Quindi a fine mese si vedrà quante vendite si sono fatte, mettiamo su 3.000 vendite, allora ci sarà la percentuale del 30% da pagare. Ma si paga il 30% solo se la storia viene venduta. Ok, another question? Questa piattaforma e quindi partecipare a questa comunità è un diritto esclusivo di un giornalista tesserato, oppure ad esempio un giornalista pubblicista o semplicemente un freelance, io immagino non siano tutti tesserati, no? Come giornalista possono partecipare a questo social, no? Quindi alla stessa stregua di Facebook, LinkedIn, è aperto a tutti. Okay, the basic question is, if the platform is open to all journalists, or do they have to be professionally acknowledged? No,
any journalist, actually any person, you don't have to be a journalist to publish a story, right? Quindi qualunque persona, che non deve essere per forza. The only criteria is you have to be in the social network, right? You okay. have to be inside the environment. Quindi l'unica richiesta è che si sia all'interno del social network. Può essere anche un dottore a scrivere, non deve essere per forza un giornalista. Okay, we have two more questions, and then it would be good if you could give us your contacts, okay? Okay. Yeah, so two more questions, yeah. The project does not have a name yet, does it? You haven't given a name to the project, right? Prego, can you hear us? No. Hello? E quindi qual è la dimmi la domanda? La domanda è la strategia di marketing che loro hanno per farsi conoscere in quanto culturale. Cioè come fanno? Breno, yes, so the line drop. So the name is Indie Journalist. I-N-D-I-E Journalist. Indie Journalist. I-N-D-I-E. Okay? Quindi il nome è cioè Indie Journalist. And journalism. Okay. Yeah, you can write that on the Skype and I'll make sure that everybody gets it right. Okay. Quindi vuoi sapere la strategia del marketing? La strategia che hanno per avere per prendere delle referenze, per farsi conoscere dai videomaker, dai giornalisti, insomma, vogliono agire a livello globale comunque. And so the question is basically, what is your marketing strategy? How are you going to make yourself known globally to filmmakers, reporters, and everybody else? Yeah, we are exactly in this point right now in the business. We are hiring a group of people to work professionals who are growth hacking, right? They know their strategies to make this business known all around the world in the internet, right? Because our target public is the public that is something between 18 years old and 44 years old that has a good level of income, familiar income, and which is active in social networks already, right? People who are in the Facebook, who are in the Twitter, who have accounts there, who use it effectively. So our marketing strategy is basically a digital strategy, right? So we are hiring these people that will be will have this mission to spread this idea for the journalists. One of the elements to the public. For the journalists, it's a different approach. It's like this work I'm doing here. We are talking to groups of journalists. We are talking with associations of journalists, presenting the project. So these people that have a strong network of contacts with another journalist can spread this idea locally. So I talked last week to two journalists that command journalist associations in Africa. So they have contacts with thousands of journalists in Africa. I don't need to talk to each journalist in Africa. I have to talk with these strategic guys that will spread the idea to these other journalists. This is the idea. Okay. Quindi parlando della strategia in generale, allora per quanto riguarda il pubblico, chiaramente abbiamo assunto un gruppo di persone che ci stanno lavorando, abbiamo un pubblico, il nostro target è un pubblico tra i 18 e i 44 anni, che abbiano comunque una discreta entrata economica, quindi, e che siano attivi socialmente. E questo è un aspetto. E c'è un gruppo di lavoro che sta sviluppando il progetto. Per quanto riguarda invece come contattare i videomaker eccetera eccetera, stiamo facendo quello che facciamo oggi fondamentalmente, quindi stiamo contattando gruppi, associazioni, stiamo presentando il progetto
e ovviamente sempre con l'idea di contattare gruppi che poi a loro volta abbiano un network. Quindi una volta contattato un gruppo, quel gruppo fa pubblicità automaticamente e la voce si diffonde. Per esempio, la settimana scorsa abbiamo parlato con due giornalisti con una certa rilevanza all'interno di un'associazione di giornalisti in Africa, che sappiamo saranno in grado di raggiungere poi un migliaio di giornalisti sul continente. Quindi non è necessario raggiungerli, no? Tutti uno a uno, basta sapere chi contattare e poi a loro volta fanno il resto. Breno, we have one last question, ok? Ok, yes. Volevo chiedere se la storia, cioè l'articolo, la storia che si propone, che si mette su questo sito, su questa piattaforma, è diciamo in uso esclusivo, cioè c'è un uso esclusivo, oppure per esempio l'autore può poi proporla contemporaneamente a un magazine di un'altra parte del mondo, per esempio? So the question is, when the author basically provides you with his story, okay, so uploads the story on your platform, can the story also be offered to other companies, or is it just exclusive for you? Is the author free to go ahead and use the story in different environments, or only on your platform? Oh, that story in that format, it's only in our platform, because we give the technological support for this format, right? But you can sell the story to a traditional newspaper, a traditional magazine if you want, a traditional broadcast television if you want. But the story will be already published in our platform. So I don't know if a newspaper would like to publish a short story of that that original one, a short version of that original story, once it's already public, right? Okay. The story's already known, so what's the point of a newspaper to publish a short version? It's possible. You can do it, but I don't know if it's going to work. Ok, very clear. No, fondamentalmente la storia così come viene presentata a noi è esclusiva nostra, sostanzialmente con video, immagini, così come viene presentata. Se poi si vuole presentare la stessa storia in un formato ridotto, prevalentemente solo scritto, in formato scritto, insomma senza tutto il resto, l'autore è libero di farlo, anche se non ne capisco il motivo, visto che poi è già completamente formato e completo di immagini e video sulla nostra piattaforma. Però si può essere liberi di farlo. All right, Breno. So, thank you very much for the presentation. Don't forget to send me the exact name and also your contacts, both here on Skype and in my email, if you don't mind. Okay. Yeah. Okay. So I have already sent the name. I'm sending right now the my email. Uh-huh. And any other information that you think you know it can be useful to find out about you guys. Yeah. Okay, great. Gonna be in touch. Thank you, everyone, for the attention. And let me give you the people applause. All right. Thank you very much. Just another information: we will be launching this in between March and April next year, uh-huh. And we're gonna have a landing page in February next year. So. All right. Awesome. So I'll send. Please include that information also in the email, okay? So I can like forward it to the participants. Great. All right. Thank you very much, Breno. Bye. 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 Vabbè, allora vi mando tutte le informazioni via email, quindi ve le mando i nomi corretti. L'ultima cosa che ho detto è stata che lanceranno la piattaforma tra marzo e aprile 2014. Quindi insomma, grazie. Allora, domanda tecnica, che volete fare? 5 minuti di pausa e si riprende o si riprende subito? Si riprende subito? Sì. Sì? Ci siete? Fresco, grazie. Sì, allora, dunque, la faccenda è questa. Allora, come stanno messi i gruppi? Cioè, siete al punto in cui potete già iniziare a scrivere la presentazione? Sì. Voi sì? Voi? Pure? Siete al punto in cui già potete già scrivere? Okay. Allora, la presentazione, quindi per favore fate un documento Word proprio con o delle slide, insomma quello che sia, però qualcosa che è utile a noi per presentarla adesso alla sezione, ma anche adesso lo decidiamo. Dunque, un secondo,
insomma, studiamo. Ma in quanto la presentata, secondo voi, quanto ci metterete? Un'ora? Va bene, un'ora? Un'ora o un quarto d'ora? Un'ora. Ma poi va bene, un'ora? Quattro. Ore? No. Ah, alle 4. Alle 4. Sì, un quarto d'ora di pausa. Vabbè, quindi alle 4 pronti per presentare. Sì. Incluso, cioè, con presentazione orale, va bene? Allora, decidiamo su chi è il candidato. No, è forse il candidato presente. Così sarà il più attento, non può dormire. No. It's impressive, actually. Impressive, the person, even the person says, I did that. She says, I did that. It's not me. It's like, yeah, you're just like... I take my clothes. Right. I knew that I was being a person. Because now, she was looking for the person to guy. I mean, the person to guy. And she was like, hey, get off. Yeah, that's great. Copyright. Yeah. All right. Right.